Domani inizierà a Istanbul, in Turchia, il primo vertice umanitario mondiale, finalizzato a riflettere sulle misure da adottare per venire incontro alle drammatiche situazioni umanitarie causate da conflitti, problematiche ambientali e estrema povertà. Accompagniamo con la preghiera i partecipanti a tale incontro perché si impegnino pienamente a realizzare l'obiettivo umanitario principale, salvare la vita di ogni essere umano, nessuno escluso, in particolare gli innocenti e i più indifesi. La Santa Sede prenderà parte in questo incontro, in questo vertice umanitario, e per questo oggi viaggia per rappresentare la Santa Sede il segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin. Martedì 24 maggio ci uniremo spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, che in quel giorno celebrano con particolare devozione la memoria della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai. Chiediamo a Maria di donare ai suoi figli in Cina la capacità di discernere in ogni situazione i segni della presenza amorosa di Dio, che sempre accoglie e sempre perdona. In questo anno della misericordia possano i cattolici cinesi, insieme a quanto seguono altre nobili tradizioni religiose, divenire segno concreto di carità e riconciliazione. In tal modo essi promuoveranno un'autentica cultura dell'incontro e l'armonia dell'intera società. Quell'armonia che ama tanto lo spirito cinese.